Capita talvolta che nelle rappresentazioni filmiche trovi espressione, la realtà, in forme più compiute e più potenti rispetto al concetto filosofico. La rappresentazione filmica, invece, lungi dall'essere confinata alla dimensione puramente concettuale, fa presa su tutta una gamma ulteriore di sentimenti, di passioni, di dimensioni che sfuggono invece al concetto filosofico. Un caso fra i tanti particolarmente significativo in questo senso mi pare quello di Tempi moderni, Modern Times, 1936 di Charlie Chaplin. L'opera di Chaplin, che ha goduto e gode giustamente di una grande fortuna, l'opera di Chaplin mette in scena in maniera magnifica, credo, tutta una serie di questioni filosofiche di primaria importanza. In particolare il tema dell'alienazione, Entfremdung, intesa in senso marxiano come il divenire estraneo dell'uomo a se stesso, si vedano i manoscritti parigini del 44, poi la dimensione dell'americanismo e del fordismo, messi a tema da Gramsci nei Quaderni del carcere, e infine la dimensione del conflitto fra il vivere in maniera razionale, ma di una razionalità puramente strumentale, calcolante, il mondo da una parte, invece il vivere poeticamente, diremmo con Hölderlin, la realtà, in maniera libera, affrancata dai grigi vincoli della razionalità strumentale. Questi sono alcuni dei grandi temi che trovano spazio in quel grandioso film di Chaplin che è Modern Times. Anzitutto il tema dell'alienazione, che è una costante del film di Chaplin, perché appunto nel film si mette in scena l'alienazione del lavoratore, l'operaio che è costretto alla catena di montaggio smarrisce la propria essenza di genere, Gattungswesen, dice Marx, e diventa una pura macchina egli stesso, diventa una pura macchina specializzata nel compiere una sola operazione, sempre la stessa, monotona, unidimensionale. Sempre la stessa, tale dunque da produrre reificazione e abbassamento dell'umano alla macchina e alla cosa. È una dimensione costante che ricorre tramite anche alcune immagini a inizio film che sovrappongono scene di umanità, scene di greggi, di animali, a sottolineare come nella società di massa del tecnocapitalismo gli uomini siano sviliti a puri ingranaggi o a bestie prive di anima e di sentimenti. Questo è un tema molto insistito in tempi moderni. Ma poi vi è anche l'altro tema, connesso naturalmente con questo, che è quello che con la sintassi di Antonio Gramsci potremmo chiamare l'americanismo e il fordismo, cioè la descrizione impietosa che Chaplin mette in opera nel suo film di quella specifica evoluzione del capitalismo che è il fordismo americano. Il quale fordismo americano, così Gramsci nei Quaderni del carcere, non è altra cosa rispetto al capitalismo, ma è semmai evoluzione ulteriore della stessa civiltà capitalistica, è sua versione parossistica, potremmo anche dire, dove appunto troviamo la catena di montaggio come luogo della coazione alla ripetizione del medesimo. Il lavoratore Chaplin è costretto in maniera coatta per tutta la giornata a compiere il medesimo movimento di avvitamento di bulloni, a tal punto che anche quando si spegne la catena di montaggio, egli continua a ripetere ossessivamente questo gesto, dando luogo ad alcune scene gustose e al tempo stesso tragiche che rivelano l'alienazione come condizio del capitalismo fordista. Vi è poi altro tema che ricorre nell'opera. La ipervelocizzazione dei ritmi a cui il capitale, in forza della sua logica, costringe la produzione e insieme ad essa la vita. Chaplin mette molto bene in scena come per un verso l'accelerazione dei processi produttivi, sia la cifra di un capitalismo che ha nella velocità dei ritmi la propria cellula genetica, nella forma merce, come tempo di lavoro cristallizzato. Ma poi mette bene in luce anche come questa ipervelocizzazione dei ritmi tenda ad appropriarsi della nuda vita, biopoliticamente a conquistare anche la vita nei tempi extralavorativi. Vi è la memorabile scena a questo proposito del lavoratore Chaplin che diventa cavia di un esperimento teso a
come dire, a produrre la velocizzazione disumana dei ritmi dell'alimentazione mediante una macchina appositamente congegnata per velocizzare il più possibile la pausa pranzo con effetti catastrofici e anche in questo caso in bilico fra il divertente e il tragico. Ma poi l'ultimo tema del quale volevo qui fare rapidamente cenno è quello della contrapposizione frontale fra il mondo tecnico, calcolante, strumentale, grigio, a cui il tecnocapitalismo dà luogo in fabbrica e per estensione anche fuori, al di là dei cancelli della fabbrica, per un verso, e la dimensione sempre ricercata dal protagonista nel film di quell'anelito che con Hölderlin potremmo chiamare l'abitare poeticamente, dicterisch wohnen, l'abitare poeticamente il mondo in forme sottratte alla grigia prosa capitalistica e aperte invece a dimensioni ulteriori in cui giochino un ruolo anche le passioni, la visione poetica, artistica dell'esistente, contrapposta invece a quella pura visione calcolante che tutto riduce a cifre, a quantità, a produzione, ad automatismi irriflessi, tipica invece del tecnocapitalismo. Contrapposizione quindi tra l'abitare prosaicamente il mondo e l'abitare poeticamente il mondo, se vogliamo esprimerci con i versi di Hölderlin, oppure con le parole di Heidegger, contrapposizione fra il mondo del puro calcolo quantitativo e il mondo invece del pensiero meditante che eccede la dimensione della pura quantità e la dimensione prosaica del mero calcolo. Ecco dunque che abbiamo con Tempi moderni di Chaplin un film di straordinaria potenza espressiva, di grandiosa denuncia delle contraddizioni che non hanno smesso di dilaniare la società tecnocapitalistica e abbiamo, per così dire, una grandiosa denuncia di un mondo del quale non abbiamo cessato di essere abitatori, pur con tutte le trasformazioni a cui esso è nel frattempo andato incontro.